Buongiorno, oggi mi trovo a Forte dei Marmi, volevo bloccare la giornata perché, come avete detto dal titolo, la passerò insieme a Dario. Ho scoperto che la città dove sta Dario è più o meno a 40 minuti da qua, ho detto vediamoci questi giorni e infatti ora ci vedremo. Stamattina mi sono svegliato con una specie di tromba d'aria a Forte dei Marmi. La tromba d'aria mi ha svegliato una folata di vento incredibile che ha fatto sbattere le finestre, sta continuando a piovere e io sono a petto nudo. Che non è una buona idea. Non è una buona idea. Ma dove l'hai parcheggiata l'arca? Hai aperto, non hai aperto le finestre? A me ha svegliato una folata di vento incredibile. Vado alla finestra, alberi che volano. Le tue bici sono ancora lì, però sono fradice. Siamo andati a fare una passeggiata per vedere un attimino la situazione. Ora vi metto una clip di una cosa che è successa stamattina qua sul lungomare, che fa troppo ridere. Sì, fortuna la signora non si è fatta niente, quindi possiamo dire che è divertente e basta. Purtroppo però ci sono stati tantissimi danni qua sulla zona, macchine spaccate da tronchi volanti, qua dove era Massa? A Massa è stato scoperchiato in cima, cioè praticamente demolito dal vento. Quindi roba pesante, tanti danni purtroppo. E ora stiamo andando a fare un giro in spiaggia per capire, per quantificare quanti sono i danni in spiaggia, perché le tende, gli ombrelloni, probabilmente molti saranno volati via. Beh dai, fortunatamente qui non ci sono stati troppi danni. Anzi, non sembra esserci troppo da eccepire. Non è successo un cazzo qua. No. Ti vedo un po' triste di questo fatto. No, dovresti essere felice. Sonno, meno sì. Danni. Meno danni, meno soldi da spendere. Non molla. Guarda il mare oggi, bello. Un po' di windsurf. Altro che sorrisoni, oggi è cavalloni. Eh sì, il mare oggi rispecchia le folate di vento che sentivo dalla finestra stamattina. Comunque qui zero danni per fortuna. Però là, da quel lato del pontile e da questo lato del pontile, quindi un po' avanti e un po' indietro, ci sono stati tanti danni. Abbiamo visto per l'appunto un cinema scoperchiato, abbiamo visto Porsche distrutte da alberi volanti. Insomma, qualcuno oggi non si è svegliato con delle buone notizie. Io spero solo che i treni non abbiano ritardi oppure problemi sui binari, perché con questo maltempo è molto probabile. Arrivato a Pontedera City. La vera domanda è: il buon Dario sarà arrivato? Eccolo col bolide. Allora, prima di andare avanti presento lo sponsor di oggi, Dario Moccia. Ciao ragazzi, ciao. Bene. A tutti. Posso? Venuto a prenderti con la macchina da Agnese, devi ritenerti. Va bene. Perché fortunato? Allora, dovete sapere che sono venuto qui per vedere le grandi bellezze che ha ad offrire Pontedera. Pontedera è rinomata nel mondo, me ne parlavano benissimo proprio qualche giorno fa. In Sardegna, ricordiamo. Sì, in Sardegna, vabbè, situazione un po' così. No, ho visto c'è un negozio di fumetti lì che sicuramente... Sì, non solo Fumetto 3. Non solo Fumetto 3, com'è? Che, non ironicamente, è uno dei negozi fumetti più... Prego. Passi pure. Uno dei negozi di fumetto e più forniti della zona. D'Italia, proprio. No, d'Italia non lo so, però sicuramente del Pisano. Ma Pontedera regala emozioni. C'è un cazzo, però si vive abbastanza bene e le case costano poco. A posto. Quindi niente, e quindi aperitivo delle 4. Non lo so, ma merendina con spritz. Merendina. Okay. Rinforzante sicuramente. L'aperitivo. Comunque i piani di oggi sono... Allora, intanto grazie dell'ospitalità, perché dormirò su di lui. Alla fine decidi di dormire in studio? Sì, per forza, non ho neanche cercato niente. Sì, tanto nessun problema. E chissà quante cose sono successe su quel letto, io c'ho un po' paura. Però guarda, ti assicuro, immacolato. È un miracolo che non sia successo nulla, ma non è successo niente. A posto, fantastico. Però, sì, allora il programma è bere qualcosina qui. Sì. Uno spizzettino, birrettino, stuzzichino, poi si va dal Maso in studio. Perché vuole venire anche lui a cena e poi si va a cena da mio padre stasera. Esatto, io sono gasatissimo perché da anni che mi dice ma vieni qua, te vieni non sei qua mai e venuto, non sono mai venuto. No, ti si fa provare un po' di tutto, dai. Boom, andiamo a bere. Questo è il corso di Pontedera, ragazzi. Ah, beh, carino. Arriva dove c'è quella tendina lì. Sì, e okay. Poi dove c'è l'altra tenda maggiore in città, fine. Però racconta una storia. Sì.
Signori, quando dicevo che Dario è lo sponsor di oggi è perché dormirò qui stanotte. Dormirò qui, quindi oggi facciamo il tour della casa. No, aspetta cosa? Ma devi nascondere qualcos'altro? No, che voglio sistemare, cazzo. La stanza del cavò non la mostriamo. Ma siamo nel canale dei ricchi, pieni di sponsor, no. Vabbè, ancora per poco, dai, fammeli godere. NFT, cazzo. No, NFT no, ho smesso. Bravo, anche perché... Allora, dai, si parte. Vai, allora, Dario, mostraci la tua... Non è la tua dimora, però sarà la mia dimora per questa notte, quindi... Sì, il tuo... Poi ti facciamo vedere anche sì, la stanza. Lo scannatoio. Lo scannatoio, però in realtà, come ti ho detto, paradossalmente, nello scannatoio ancora non è successo nulla. Vabbè, a malincuore. Vedremo stanotte che succede. Con te mi sembra molto strano, poi te da sole è strano. Comunque, vai. Questa è la cucina. Che fatta su misura, carino, si vede. È insospettabilmente bespoke, si dice. Carino. Bespoke, fatto su misura. Sì, si può dire fatto su misura, bespoke. Bespoke fa un po' più international. Ma qui siamo a Ponte d'Erba. Hai ragione, è fatto su misura. Possiamo andare international. Ah, aspetta. Massimo di internazionale, c'è un regalo per te. Cos'è? C'è un regalo, aspetta. La bottiglia è alcol, Non è alcol. Mm. Guarda, come lo zio dalla Puglia, l'olio buono che ho portato. Ah, beh, grazie mille, fa comodo. Ecco, l'olio di Lorenzo. Ah, l'olio di Lorenzo, come Lorenzo. Film. Sì. Come film. Tu hai visto il film, l'olio di Lorenzo? No. Ha vinto come miglior corto d'animazione. No, è un film live action. Ah, ok, apposta. Non è un film live action. Vabbè, Lupo Alberto. Questa è la cucina. Ora, qui abbiamo del Lupo Alberto. Lupo Alberto mi rinvigoriscono sì, le live. Sì. Beh, il bagno forse l'avevi già visto, comunque era... No, ma io qua ci sono già stato, per far vedere alle persone dove dormirò stanotte, perché sai, sono curiose. Sono soprammobili. Sì, quelle sono opere d'arte. Vabbè, in realtà questo era un bagnetto... Cioè c'era uno spazietto piccolino perché questo era un vecchio deposito, un vecchio fondo. Guardami dello specchio così è più artistico. Accende, vedi, fatto anche questa salita. Comunque è bellissimo. Stile. Comunque ho voluto farlo bello perché a differenza dei bagni degli stupidi si è aperto anche il cesso all'improvviso. Sei emozionato. Ti questo fa il bidet, il cesso alla giapponese, c'è il telo. Ecco fatto. Vai, rotto tutto. Vedi, così. La doccia è figa con ovviamente penso sia stata usata solo 5 o 6 volte, ma comunque il cavo abbiamo detto non lo mostriamo. Qui c'è l'area più casinosa perché questa è diciamo l'area del MASE che è da sistemare work in progress. Invece c'è la tua camera da letto che utilizziamo come ulteriore deposito. Sì, come giusto che sia. Ci sono manga che ho comprato 2 o 3 volte perché mi scordo di averli già comprati. Ci sono robe che spacchetto e poi cago lì. In effetti è un hobby molto dispendioso a livello di spazio, leggere abbastanza. I manga. Qui c'è tipo, vedi, mi hanno mandato il volante, ma non l'ho mai usato. Bello, per un placement. Vabbè, dai, questo lo prendo io. Lo porto questo, no, questo serve alla fine. No, in cambio della bottiglia d'olio. Anche questi sono tutti doppioni che ho comprato più volte. Vabbè, li porterò a casa. E qui sto finendo la vetrina con tutti i giocattoli di Toy Story. Mi devono arrivare nuovi pezzi e poi devo sistemare questi sotto. Insomma, è tutto un work in progress. Però bello. Perché io sono stato qui quando mancava ancora il letto e tutto il resto e avevo proposto di mettere tipo una ruota del stesso thailandese. No, però non l'avete messa. Ma in realtà no, però aspetta, ma il letto sospeso l'hai visto? Sì, l'ho notato, però sai, se non ci metti LED messo. Rosa sotto. Certo, ci sono. Ah, e allora attiviamolo. Non sono rosa, però non ci sono. Rosa, che adesso forse è un po' troppo chic, ma insomma. Chi è? Aspetta, spegniamo la luce. Ci sta. Allora, bianco fa un po' troppo vanilla per me, però ci si può lavorare. Ci si può lavorare, dai, si mette comunque un bel gel colorato. Va bene, qui abbiamo l'angolo interviste? Sì, che poi vabbè, ce ne abbiamo fatte poche anche perché la gente non c'ha voglia di in Toscana. Un po' poser, eh? È un po' da c'è il bicchiere per il whisky con il sigaro, questo sigaro è qui da 8 anni. Decorativo come ecco, quello e questi non so se hai notato, vengono direttamente da Dallas. Ok. E tra l'altro va bene. C'è l'unica cosa buona di Pokémon Legend, ovvero il telo dell'edizione limitata che ho per coprire, giusto. E creare una specie di tavolino improvvisato. Fantastico. Ci sta, veramente. Ma una domanda all'esperto di design. Cosa ne pensi di questa lampada? Perché è ispirazione Calder? Sì, l'ho presa, sì. A me piace molto idea, a me garba. Beh, l'importante non è che non deve essere bella, deve piacere, un po' come gli uomini. Vabbè, a te piace o no? Secondo me ci stava qualcos'altro qui, tipo qualcosa d'arco che cadeva sopra il tavolino, capito? Tipo... Sorri, ma te stai in un 50 metri quadri a Milano in scatolato, mi puoi venire a fare lezioni a me di lampadari, di design? Proprio per quello, perché sto a Milano, posso, è tipo una è un patentino... Se vai a Milano improvvisamente sei tutto del design. E invece sì. Vabbè, aspetta, accendiamo altre luci perché... Ok, comunque...
Qua è veramente è la mi zona, quindi si va ancora più nel caos. È un caos ordinato, però, sì, perché sì, meno un male. Un caos organizzato. Tipo, guarda belli per cavi di. Bello, sì. Sarà... Bello, bello. Qua il rischio incendio è quotato 1. No, c'è stato un rischio allagamento di recente, ma. Stamattina. Fissato con i pupazzetti di gomma, quindi ne vedrai un po' dappertutto. Va bene, basta che sono pupazzetti. Sono qua, qui ci sono tutti gli amiibo. E tra l'altro questo è proprio l'ultimissimo aggiornamento, l'ultimissima disposizione, anche se verranno a breve rioperti con del plexiglass. Ok, Dario chi è Dario Moccia? Sono io sempre. Bello. Qui ci sono i fumetti dell'Uomo Ragno che non ho più tirato fuori, ma tanto sono fumetti gradati. Poi ragazzi, mi dispiace che non possiamo mostrare il cavò per questioni di sicurezza, però dentro il cavò c'è lingotti d'oro, diamanti. Non ce n'è il cavò qua, il cavò dovevo comprarlo, ma poi non è andata, che costava. Diciamo troppo. Che non c'è, dai. Comunque qui ci sono gli uomini ragno gradati. Figo, cazzo, sì. Questo è bello. Questo sembra tipo la cassetta di sicurezza che sì. Ti puoi portare a giro. È molto, a me piacciono i fumetti dell'Uomo Ragno, le copertine, molto forte. Bello Mickey Mouse, e basta. E questo l'ho portato, l'ho preso a Tokyo. Ecco che qui ci sono gormiti, pupazzetti di gomma. Queste sono tutte le cose che sono in fila per essere mostrate in live. Ok, quindi sto facendo uno spoiler. Sì, vabbè, ma non importa. Quindi, rifallo, quanto lunga? Così, come faceva Marilyn Monroe per vedere se passava dallo blog della barca. Ah, a posto. Ah, le finestre sono tutte oscurate, non perché c'è troppo sole. Siamo al 20° piano in questo grattacielo a Pontedera e purtroppo... Sì. Dopo entra troppa luce. Esatto, comunque qua, ecco, quello non ci si può lamentare. La luce è una cosa che non ci manca. Però chiaramente noi teniamo sempre... Vuoi vedere anche la versione oscurata? Vai, sì. Allora stasera si inaugura lo scannatoio? Non si inaugura lo scannatoio, ma stasera... Dopo la live si andiamo a far serata. Come abbiamo detto prima, bisogna andare da Babbo sì, da Fabrizio. Si fa il tour anche del ristorante. Vabbè. Tocca. Dai, garage, vai. Eccoci, col tramonto. Pronti per cenare? Sì, Salve. Ciao, Vi. Ciao, Davide. Ciao, piacere, Salvatore. Cristina. No, questo è mi manco comunque di conosciuta, no? Siamo appena presentati. Ok. Allora, allora stasera si fa un menù degustazione non stellato, stellare. Stellare, perché qui stelle in ce n'è, però... No, stellare, no. Sono le rane. Facciamo un po' di ispirazione asiatica. Un minimo. L'unica cosa asiatica che mi fa introdotto che è la Wagyu. L'ha fatto il sake, l'ha fatto perché gliel'ho detto io, gliel'ho suggerito io la mia. Hai detto, facciamo un po' implementazione. Sentite, per il vino ci affidiamo. Questo bisonte? Questo è il bisonte. Ti faccio un po' un sunto di questa carne. Prima la compravamo in America. Tutte le caratteristiche secondo noi le ritroviamo in questa carne che è fantastica. Bella la maglietta. Tutta la vita di via di Guincio, ed è figlio prodigo. Io non ne so niente, non voglio sapere niente. È la tua, quando la pigli. Tutte le magliette acciaie sono tue. Da Amalfitana, da Amalfi prima e. Buono. E poi a Positano. Infatti ho visto continuate a scendere. Se andavate avanti dopo Salerno, vi consigliavo io dove andare. Il vostro start è naturalmente Kobe. Viene servita cruda e viene cotta al tavolo con un braciere che ora montiamo. Di qua invece abbiamo il proseguo del menù. Qui ci montiamo un risotto e verrà fatto un risotto foggy affumicato al ciliegio. Se di qua invece abbiamo una taglio fiorentina di Wagyu in purezza, non possiamo importare dal Giappone carne con osso. Okay. Quindi tanti anni fa abbiamo cominciato a allevare uno solo per quando si cuoce, eccolo qua, così praticamente la cottura la vediamo subito dalla caramellizzazione intorno alla carne. La reazione di Maillard. Bravo. Siamo nel mestiere qua. Con tutti i soldi che ha speso nel ristorante. Si gira un po', vai. Allè. Buona. Vai, con le pinzette? Sì, fate come volete. Ora Non è quella che si poteva fare. Grazie. Quella che si può fare cruda sarà messa qua. Ok. Buon appetito. Grazie. Buona. Buona, sì. Cosa ci serve? Un tocco di sale. C'è un pizzichino. Eccolo. Io apprezzo il sale grosso. Grazie. Tu fai pam. Grazie. Cazzo, era un botto, non mangiavo la Wagyu. Sempre la mangio senza sale perché davvero buono. La cavalleria. Questa salva è la vera fiorentina toscana. È una che deve essere alta almeno quante dita? 4. Le tue, sì. 4 forse. Grasso giallo, fantastico. Guarda. Madonna.
Che bellezza, portale a Milano, Salva. Me le porto a Milano, però non ci stanno in casa queste, Già, ce l'ha detto il discorso. Vabbè, ne compro un'altra, che ti devo dire? Vai, bello. Sul lago. Tutta la vita. Tocca, tocca. No, faccio io ormai. Allora. Questo è incenso? Cos'è? No, questo qui te lo spiego io. Vai. Allora, questo qui è un risotto fog, quindi affumicato al ciliegio già in riseria, okay, alla base, montato su delle nocciole, che per riprendere il discorso nocciola della piemontese, e con un crudo di viciola che c'è qui sopra. Vai, tutta la vita via di qui. No. Mi sa anche un cinto quello qua. C'è la mano più piccola, io. Succede, se la vi. Test, vai, allora un po' di crudo. Guarda, bello l'artiglio sul bicchiere di vino, come se scappasse. Madonna, è buono. È meraviglioso. Ti piace? Questo non c'era mai. Ti sente un botto il ciliegio. Si sente davvero tanto il ciliegio. Questa è la mia regia un po'. Monitor Vanzina. Sì. Vero buono. Ripeto, non pensavo fosse un ristorante di questo calibro. Cioè, onesto, dalle storie e robe pensavo fosse tipo carne a gogo. C'è molto trattoria toscana da combattimento, via. Sì, che io adoro, tra l'altro. Però invece c'è una ricerca qualità top. Allora Stefano, raccontaci, questo vino che cos'è? Qui si è andato su un Bordeaux, siamo a Saint-Stéphane. Saint-Stéphane, ma dov'è? In Francia? In Francia, nella Palì. Zona di Bordeaux. Ah, okay. Bordeaux, giustamente, Bordeaux. E ho Cabernet Franc, una piccola giunta di Merlot, 36 mesi di legno. Una rotondità. Che ne pensi? Ti è piaciuto? Ma non hai ancora assaggiato? È buono, fidati. Assaggiamolo. Si sente la rotondità di cui parlava il maître. Questa è l'eleganza francese, che però è anche un po' snob. Bravo, quindi cioè, il retrogusto te lo lascia un po' lì, ti dice: ah, però sei italiano, vaffanculo. Si sente. Da vedere dentro. Vedete la marazzatura di questa carne qua. È internamente è malazzatissima. Vai. Morbidissima, una grande dolcezza, dai, tutta la vita di Rivici. Grande, grazie mille. La cena è finita, noi siamo in live, stiamo vloggando. Un salutino al vlog, questa è la chat, vediamo se riusciamo a... Qualcosina forse. Sì, aspetta. Te la allargo, guarda. Per me la allarghi tutta, bravo. Olè. Vabbè, ciao a tutta la chat, la cena è andata alla grande. Sì, penso che la serata possa finire per quanto sì, riguarda anche il vlog. Non ho molto altro a dire prima dello svenimento. Buonanotte. Buongiorno, è il giorno seguente. Tra una cosa e l'altra, ieri non credo abbiamo fatto una degna chiusura a questo vlog, quindi la farò ora. Sono da solo nello studio, ho dormito qui e sto per tornarmene a casa. Non so neanche se hanno inserito l'allarme o meno, spero di no, perché sto per aprire la porta. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti. Ciao a tutti.